È stato il primo acquisto del Pescara. Mattia Proietti, nato a Torino 25 anni fa, regista di metacampo. La peculiarità: calcia indifferentemente con tutti e due i piedi. A marzo, prima di Pescara Udinese, la firma sul contratto. Settore giovanile della Juventus, tanta gavetta, Serie D, 6 anni in C a Bassano. Ora, naturalmente, l'obiettivo è quello di riportare il Pescara nell'Olimpo del calcio. Sì, l'obiettivo è quello. Sono arrivato in un momento, secondo me, della mia carriera, nel momento giusto. Avessi potuto scegliere, l'avrei anticipato sicuramente. E io penso di aver fatto tutti gli step necessari. Mi sono fermato un po' troppo, forse, in Serie C, però arrivo nel pieno di quello che è la mia maturità calcistica. E quindi sono sicuramente pronto a dare il mio contributo appunto per questa piazza e a riportarla dove merita. Analisi obiettiva sulle prime due partite di campionato. Non c'è da sorprendersi, ma neppure da scoraggiarsi dopo il 4-2 di Perugia. In una parola, equilibrio. Secondo me i risultati ad esempio sono stati un po' bugiardi entrambi, diciamo. E non bisogna, penso, fare un dramma dopo la sconfitta di Perugia, perché comunque la squadra, sotto l'aspetto della voglia e tutto, ha messo tutto in campo, quindi bisogna trovare un equilibrio, che è quello che comunque anche noi come squadra stiamo cercando in campo. Tra i tecnici che di più hanno segnato la crescita di Mattia Proietti, il pescarese Luca D'Angelo, proprio a Bassano. È stato per me, secondo me, una parentesi importante per me, perché mi ha fatto fare un salto di qualità sotto l'aspetto della personalità e dell'incidenza verso la squadra. Penso che mi abbia fatto fare quello step che magari negli anni prima non ero riuscito a fare. Idee chiare, ragazzo intelligente, anche profondo, quando gli viene rivolta la domanda sul suo futuro, una volta terminata la carriera di calciatore, mai più in questo mondo. Ad oggi, se me lo chiedessero, questo mondo non ci vorrei assolutamente più rimanere. Può sembrare strano, però non mi piace, non lo trovo un mondo sano, non mi piace. Procuratore, amico, le cose, conosco quello, la conoscenza così non mi piace, sembra che è tutto un vendersi. E poi l'importanza dei genitori, soprattutto il papà che lo segue ovunque. Ha sempre fatto chilometri e chilometri mio papà per Anche venirmi a a Bassano, vedere. nei 6 anni, sempre. Sempre. La partita col Foggia l'avrà già rivista, tipo mi ha detto 8-9 volte, che gli ho detto io, cosa te la vieni qua a fare? Basta. Infine, scherzando naturalmente, un viaggio con chi lo farebbe Mattia Proietti? Con Papa Francesco, Alex Del Piero, con cui si è allenato quando era a Torino, o Rocco Siffredi? Con tutto il rispetto e non me ne voglio il Papa, non me lo porterei dietro, non sono una di quelle, lo ammetto. Facciamo così, durante il giorno vorrei parlare con Del Piero e seguire un po', la sera andrei con Rocco Siffredi, se dovessi scegliere.